A Valbona c'è stato il crollo di antichi fabbricati denominati Castello. Una parte di questi sono crollati e hanno reso inagibile un'altra abitazione. Il consigliere Luigi Romeo ha provveduto subito, prontamente, a chiamare i vigili del fuoco e anche i tecnici dell'Enel, perché nella caduta questo fabbricato aveva trascinato i cavi dell'energia elettrica. Sono intervenuti subito anche i carabinieri di Berceto con il comandante Damiano Novetti. I vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile la casa vicina e quindi il comune, con Paola Carazzini e Pietro Zanzucchi, ha cercato di trovare un alloggio provvisorio che per alcuni giorni può essere una casa popolare in via Iasoni. Successivamente provvederemo in un altro luogo a dare fissa dimora a questa signora. Questa mattina poi c'è un'altra emergenza sociale, siamo stati coinvolti dagli uffici preposti per obbligare ad avere un'altra casa di popolare. Quindi siamo in emergenza sociale, cose che possono capitare molte volte nei comuni, come è anche successo sabato scorso su una questione completamente diversa. Il nostro vigile urbano, Gianfano Michela, accertava se un cane nei pressi dei parcheggi del Bacher avesse o meno il microchip, si rendeva conto che c'era un'auto, credo un fuoristrada, che aveva dei comportamenti, gli autisti assumevano dei comportamenti particolari, da indurre la vigilessa a chiamare il maresciallo dei carabinieri. Si scopriva all'interno della Jeep 41 cani che il veterinario Scauri ha definito malnutriti e maltrattati. Non si pensa che sia un traffico illecito di animali, ma che sia anche questa un fatto psicologico dei proprietari che viaggiano con 51 cani all'interno della Jeep. Si volevano metterli a carico del comune di Berceto, quindi farci spendere 20 o 30 mila euro, siamo riusciti a evitare questo. Però ancora una volta dimostra che ai comuni vengono date tante funzioni, tanti incarichi, senza dare le risorse necessarie. Adesso ci stiamo impegnando a trovare le abitazioni a queste persone, abitazione a spese del comune e quindi a spese della collettività, quando invece dovrebbero intervenire altri servizi. È giusto affrontare questa emergenza, che abbiamo fatto, ma è giusto poi essere sostenuti in queste spese, che è scorretto che siano a carico dei bercetesi.